GF VIP7, Giorgio tace dopo le battute piccanti di Egele, fan, uno di noi, clip. Nella serata di sabato 28 gennaio gli autori del Grande Fratello VIP7 hanno organizzato una festa e i concorrenti del reality si sono cimentati in una scacchiera umana. Forse complice anche qualche bicchiere di vino di troppo, già Ele De Donai e Oriana Marzoli sono state protagoniste di uno scambio di battute piccanti che ha generato l'ilarità fra tutti i presenti. Mentre Giorgio Ciupila non ha avuto alcun tipo di reazione, forse imbarazzato. Nel corso della festa qualche concorrente ne ha approfittato per bere qualche bicchiere di vino più del solito. A notte fonda, già Ele e Oriana sono state protagoniste di uno scambio di battute piccanti. Le due coinquiline si trovavano in cucina con Luca Onestini, Nicole Murgia e Alberto De Pisis. Quando la concorrente venezuelana ha detto all'amica, la sensibilità ce l'hai dentro al C. Punto. Anziché glissare Guele ha replicato a tono, amore vorrei tante cose dentro al C. Punto, ma non di sicuro quella. Sentendo questa affermazione Oriana ha replicato, posso dire che anch'io. A quel punto Luca, Nicola e Alberto sono scoppiati a ridere e hanno proseguito a scherzare su quello che era stato appena detto. Poco distante c'era anche Giorgio Ciupilan, il quale si trovava seduto e stava mangiando. L'uomo non ha avuto alcun tipo di reazione, forse imbarazzato, fatto sta che non ha detto niente e non ha accennato neanche un sorriso. Il TikToker ha semplicemente continuato a mangiare quello che aveva nel piatto. Lo scambio di battute avvenuto nella notte nella casa del Grande Fratello VIP non è passato inosservato ai telespettatori del reality show che erano sintonizzati sulla diretta di Mediaset Extra. Su Twitter, commentando il video di quanto accaduto, diversi fan hanno sottolineato le volgarità dette dalle due concorrenti. Qualcuno ha definito poco eleganti Oriana e Giaele, mentre qualcun altro ha scritto, "Bonjour finesse". Un telespettatore ha invece ironizzato sulla non reazione di Giorgio Ciupilan, mi sento come lui in questo momento. Mentre qualcun altro ha scritto, George, uno di noi. Infine un fan del programma si è augurato che nella prossima puntata di lunedì 30 gennaio il conduttore Alfonso Signorini rimproveri le due concorrenti per il linguaggio volgare utilizzato. Io testo i blind a tutte, tu me le tante printre tale a culte, in cerc flow su te la show urbuite, cum rup capete lume ade din capo rupte, tobe le bat cu inima dodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru B-Boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestul, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, Maxi, Gespe, Chimie, Rimaru, Spike, Buia, Sișoapo, grasul nimeni altul, Del, Vede sau Carpo, trei